I capi palestra di Yoto sono tra i capi palestra più amati dalla community, amati per la loro iconicità, odiati per quelli che sono i loro team nella storia. Infatti, abbiamo capi palestra comunque molto forti e altri capi palestra molto scarsi e facili da battere. Ma con questo video renderò tutti i capi palestra forti e interessanti da sfidare. E per farlo migliorerò abilità e moveset, strumenti ai Pokémon e se serve anche dare dei Pokémon in più. E come giochi di riferimento prenderò Pokémon Heart Gold e Soul Silver. Prima di iniziare volevo ringraziarvi per il supporto che avete dato ai video precedenti di questa serie, ovvero i capi palestra di Kanto ma migliorati e la Lega Pokémon di Kanto ma migliorata. Se questi video non ve li siete visti, ve li linko in descrizione e nelle schede, potete accedere alla playlist completa con tutti i video. E volevo ringraziarvi per il feedback che ho ricevuto per questi video, perché vuol dire che la serie vi sta piacendo. E quindi ragazzi, se il video vi piace, iscrivetevi al canale e lasciate mi piace al video per supportarlo e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle uscite dei prossimi video. E ovviamente ragazzi, se avete un feedback da dare per le squadre che vi sto per mostrare adesso, fatelo tranquillamente. Ovviamente dovete farlo in maniera costruttiva e non in maniera volgare che non serve a niente. Cominciamo subito con il primo capo palestra, il capo palestra di Violapoli, Valerio, che ha un team costituito da PG e PG8. Problema più grave: abbiamo due Pokémon della stessa linea evolutiva e soprattutto sono entrambi Pokémon di Kanto. Ovviamente in queste squadre inserirò molti Pokémon di Johto perché sono i Pokémon che secondo me nella maggior parte dei casi devono predominare rispetto ai Pokémon di Kanto. E quindi come ho modificato Valerio? Ho tolto PG e ho inserito in più Utut e Natu, così che almeno abbiamo due Pokémon di Johto, che non è male. Vedendo i moveset, Utut ha un moveset costituito da Beccata, Ipnosi, Trespolo e Azione. Non voglio esagerare perché siamo comunque all'inizio del gioco, quindi ho dato delle mosse abbastanza tranquille. Poi abbiamo Natu con le mosse Trespolo, Beccata, Ombra Notturna e Teletrasporto. Tra l'altro un'abilità molto buona che è Sincronismo. Praticamente se Natu prende una condizione di stato, quella condizione passa anche al nemico. Molto utile. E infine abbiamo il suo asso PG8, che normalmente sarebbe a livello 13 con queste mosse. Innanzitutto l'ho portato a livello 14, ho aumentato il level cap. E gli ho dato come mosse Turbo Sabbia, Trespolo, Raffica e Attacco Rapido. Un moveset che per un Pokémon iniziale può andare benissimo. E inoltre ho dato a PG8 una Bacca Prugna, molto utile per rimuovere le condizioni di stato. E quindi questo è il nuovo team di Valerio. Sicuramente un team molto più interessante rispetto a quello precedente, che può dare qualche piccolo problema al giocatore. Passiamo al secondo capo palestra, il capo palestra di Azzalina, Raffaello, che è un team costituito da un Scyther, un Metapod e un Kakuna. Anche qui tutti i Pokémon di Kanto. Scyther per carità fortissimo, però questi due bozzoli secondo me sono inutili e quindi li ho cambiati entrambi per inserire Spinarak e Ledipa. In questo caso non ho inserito un Pokémon in più come faccio sempre, perché passare da 3 a 4 Pokémon già all'inizio del gioco mi sembrava un po' troppo e quindi sono rimasto con 3. Passando in moveset partiamo da Scyther, che parte con questo set, ha già di base una Baccacedro. Scyther già di base è un Pokémon fortissimo, quindi non ho voluto esagerare, gli ho semplicemente tolto Fulmine Sguardo per dargli inseguimento e ho aumentato il level cap passando da 17 a 18. Poi abbiamo Spinarak, livello 16, con le mosse Veleno Spina, Coleo Morso, Ombra Notturna e Inibitore. E infine abbiamo la chiocciola Ledipa, livello 16, con le mosse Riflesso, Schermoluce, Retromarcia e Supersuono. Gli ho voluto dare gli schermi per renderlo più utile. E come oggetto ho dato la Baccacao. Cosa fa la Baccacao? Se Ledipa prende danni da mosse di tipo fuoco, questi danni vengono dimezzati. Potevo dare anche la Bacca Antiroccia, però non l'ho fatto perché, facendo dei calcoli, con qualsiasi Pokémon roccia che è arrivato a questo punto del gioco, con una mossa roccia, anche con quella Bacca, viene one-shottato e quindi non avrebbe senso dargliela. E quindi questo è il nuovo team di Raffaello. Questo vi devo dire che è un team molto forte, secondo me, a parte Spinarak, ma non volevo esagerare, è un team che se non si sta attenti può causare parecchi problemi. E andiamo avanti con la capo palestra di Fiordoropoli, Chiara, che ha un team costituito da Clefairy e Miltank. Un team molto povero, ma anche molto forte, in particolare Miltank è un Pokémon che rompe molto le scatole al giocatore. Però non è sufficiente, perché comunque se uno si porta un Heracross questa lotta è easy win. E quindi l'ho modificato leggermente. Infatti insieme a Clefairy Miltank ho aggiunto Togetic. Essendo un Pokémon volante può dare molti problemi. Andiamo a vedere i moveset. Partendo da Clefairy, Clefairy partiva da questo moveset che è molto limitato e l'ho migliorato molto, dandogli Kanto minimizzato, ripeti e Mega Pugno. E ho aumentato anche il livello, dandogli anche una Baccacedro.
Poi abbiamo Togetic, la new entry, livello 19, abilità leggiadro, poi vi spiego perché ho data, e le mosse attrazione, sbadiglio, fascino, aero, assalto. Non gli ho dato tutta fretta perché avendo come unica mossa di attacco aero assalto, con tutta fretta sì che cala la precisione, ma aumenta anche l'attacco. Aero assalto è una mossa infallibile, quindi avrebbe ricevuto solamente il buff dall'abilità. Quindi Togetic sarebbe diventato troppo OP e quindi ho preferito dargli leggiadro. E infine abbiamo l'asso Miltank, livello 19, con un moveset fortissimo. E anche l'item, infatti non gliel'ho cambiato, gli ho dato semplicemente l'abilità grasso spesso e l'ho portato dal livello 19 al livello 21. E quindi questo è il nuovo team di Chiara, adesso sì che Chiara è un avversario da temere. Passiamo subito al quarto capo palestra, il capo palestra di tipo spettro, Angelo. Costui ha un team costituito da un Ghastly, due Haunter e un Gengar. Team veramente povero di originalità, sono tutti Pokémon della stessa linea evolutiva, tra l'altro tutti Pokémon di Kanto, però non ci si può fare tanto, perché effettivamente c'è solamente lui e un'altra specie di tipo spettro che si può inserire. E secondo me non ha senso tenere 4 Pokémon in questo team, perché sarebbe solo un Pokémon che si distingue dalla massa. E quindi cosa ho fatto? Ho tolto un Ghastly e ho sostituito un Haunter con Misdreavus. Quindi sì, ho tolto un Pokémon ad Angelo, però secondo me aveva molto più senso, perché tenere un Ghastly o un Haunter in più non c'entrava niente. E quindi rimaniamo con 3 Pokémon, comunque già molto meglio. Partendo da Haunter, già il suo set mi piace abbastanza, infatti ho tolto solo Dispetto per dargli Palla Ombra e ho aumentato il suo livello. Poi abbiamo la new entry, Misdreavus, livello 23, con le mosse Palla Ombra, Psicoraggio, Furtivombra e Stordiraggio. Pokémon molto interessante, e gli ho dato la Bacca Cedro. E infine abbiamo il suo asso, Gengar, livello 25, che tiene già di base una Bacca Cedro. Questo moveset non è malvagissimo, ma gli ho dato più coverage togliendo Malo Sguardo e dandogli Giga Assorbimento. E gli ho dato tra l'altro il velo puro, così da potenziare le sue mosse di tipo spettro. Anche se è fisica, ho lasciato Sbigo Attacco almeno per avere una priority che può tornare sempre utile. E quindi questo è il nuovo team di Angelo, temibile ma non impossibile da battere, e secondo me un team che sta nella media, ecco. Continuiamo andando per i capi palestra più scarsi secondo me della regione. Partiamo da lui, il capo palestra di tipo lotta Furio, che ha un team costituito da due Pokémon, Primeape e Poliwrath. Cioè raga, due Pokémon alla quinta palestra è una roba veramente imbarazzante. Infatti Furio ha subito un bel po' di cambiamenti. Innanzitutto non gli ho aggiunto un Pokémon, ma ben due. Infatti insieme a Primeape e Poliwrath ho aggiunto Machoke e Hitmontop. Sì, lo so, potevo aggiungere magari Heracross al posto di Machoke. Non l'ho fatto perché secondo me con l'aggiunta di Heracross il team sarebbe stato troppo sbilanciato, troppo forte. E quindi l'ho voluto fare un po' più debole. Andiamo a vedere i moveset, partendo da Primeape, un Pokémon che già aveva, che partiva da un moveset molto debole. Infatti gli ho tolto Fulmi Sguardo per dargli Breccia, perché comunque le altre mosse non erano malaccio, però non aveva una mossa lotta sicuro che hitasse. Poi abbiamo la new entry, Machoke, livello 29, con le mosse Breccia, Centripugno, Roccia Tomba e Focale Energia. Non ho dato a Frana come a Primeape per avere una mossa che è in grado di diminuire la velocità del nemico, in modo da avvantaggiare Machoke, visto che di base non è velocissimo. Poi abbiamo Hitmontop, livello 29, con le mosse Bruciapelo, Triplo Calcio, Contatore e Pugno Scarica. Sono tutte mosse dal basso base power, a parte Contatore che è una mossa infame, perché gli ho dato l'abilità Tecnico, che è in grado di potenziare tutte le mosse con un base power inferiore a 60. Quindi per le mosse che ha, molto forte. E gli ho dato anche la Muscle Band, in modo da aumentare ancora di più il suo potere offensivo. Veramente molto forte. Praticamente una mossa apparentemente debole come Triplo Calcio può diventare letale su questo Pokémon. E infine abbiamo Poliwrath, livello 31, che ha già di base una Bacca Cedro anche lui. Il moveset è abbastanza buono, però essendo che ha Centripugno, gli ho voluto dare sostituto al posto di Corpo Scontro per valorizzare la tecnica, ovvero quella di utilizzare sostituto per pararsi dai colpi e mentre sta dietro il sostituto usare Centripugno, così che hitterà sicuro, e gli ho dato gli avanzi per recuperare vita dopo aver usato il sostituto. E quindi questo è il nuovo team di Furio, sicuramente ancora molto debole al tipo psico e al tipo volante, e sicuramente un team però più dignitoso rispetto a quello di prima che aveva solamente due Pokémon, tra l'altro di Kanto, quindi una roba ancora più brutta. Andiamo avanti con la regina del tipo acciaio di Olivinopoli, Jasmine.
che anche lei è un team molto vergognoso, costituita da due Magnemite e uno Steelix. Per quanto mi riguarda, Jasmine è sbagliata per tantissimi punti di vista, sia per il livello che per i Pokémon. Forse l'unica cosa che la salva di questi Pokémon sono i moveset, ma neanche tanto. Anche lei è stata stravolta particolarmente. Infatti, al posto di un Magnemite, ho aggiunto Skarmory, poi ho aggiunto anche Fortress e ho fatto evolvere Magnemite in Magneton. Adesso questo è già un team con un'altra faccia. Partiamo con il moveset di Magneton, che prima era un Magnemite che aveva codeste mosse. Adesso Magneton l'ho portato a livello 32 e gli ho aggiunto Cannon Flash per avere una coverage di acciaio che questo Pokémon non aveva. Poi passiamo alle novità. Fortress, livello 32, con le mosse Autodistruzione, Coleomorso, Ferro Scudo e Vortex Palla. È sicuramente un Pokémon molto esotico Fortress, insieme a Skarmory, che ho inserito soprattutto perché è un Pokémon a Johto totalmente dimenticato, ma che finalmente avrà il suo spazio in un team, con le mosse all'acciaio, agilità, levito roccia e turbine. E gli ho dato gli avanzi per valorizzare la sua bulkiness. E levito roccia molto utile per mettere in difficoltà i Pokémon di tipo fuoco. E poi abbiamo l'asso di Jasmine, Steelix. Lui l'ho cambiato un bel po'. Innanzitutto l'ho abbassato di livello, l'ho portato dal 35 al 34. Perché secondo me il distacco di livello che c'era tra Furia e Jasmine era troppo alto e quindi l'ho leggermente diminuito, ma gli ho dato la Occa Berry in modo da reggere le mosse fuoco e gli ho dato come mosse nuove Frana e Fulmindenti per i Pokémon di tipo acqua. E quindi questo è il nuovo team di Jasmine. Questo sì che è un bellissimo team, con sia dei bei Pokémon che dei bei set. Andiamo avanti con il nemico dei draghi, Alfredo, che ha un team costituito da un Seal, un Dewgong e un Piloswine. Anche qui, solito discorso, Pokémon in questo caso addirittura Dempoli, tra cui due di canto della stessa linea evolutiva e un Pokémon come Piloswine che da solo non può fare tanto. Altro team molto cambiato, infatti ho aggiunto insieme a Dewgong e Piloswine, Jinx e Sneasel, anche perché Sneasel, a parte il rivale, non ce l'ha nessuno in questi giochi e quindi secondo me è leggermente dimenticato. Andando a vedere i moveset partiamo da Dewgong, che non ha un cattivo set, però l'ho cambiato per dargli una strategia secondo me un po' più funzionale. Infatti gli ho dato Bora, Mulinello, Idrondata e Ultimo Canto. Tra l'altro l'ho aumentato parecchio di livello portandolo a livello 35, perché nei giochi originali Alfredo è più scarso di Jasmine, ma in questo caso lo renderò più forte di Jasmine, in modo da giustificare il fatto che va affrontato dopo Jasmine rispetto magari ai giocatori normali, dove molto spesso affrontano prima Alfredo perché è più scarso di Jasmine. Ho dato Mulinello perché grazie a questa mossa andiamo a bloccare lo switch del Pokémon avversario per poi killarlo con Ultimo Canto, che itterà sicuramente perché l'avversario non può cambiare il Pokémon. Una tattica un po' infame, però molto interessante. Per gli esperti della Kaizo Ironmon credo che questa mossa non piaccia molto, però dettagli. Andiamo avanti con Jinx, livello 35, con le mosse Hydro Pulsar, Grandine, Laccio Erboso e Bora. Innanzitutto vorrebbe correggermi su una roba, perché nel video della Lega Pokémon ho detto che Grandine era una mossa che in terza gen già non faceva più Mister Bora. E beh, mi sono sbagliato anche grazie ai vostri commenti e ho cercato anche sulla wiki. In effetti, il fatto di rendere Bora infallibile sotto Grandine è una cosa che c'è dalla quarta gen, e quindi ho fatto un errore. Però in questi giochi questa meccanica c'è. E gli ho dato una mossa così potente più che altro perché ha Laccio Erboso che è situazionale e Hydro Pulsar utile per i Pokémon fuoco. Potevo dargli una mossa di tipo psico, ma ragazzi, ho visto mentre creavo i team che Jinx non imparava psicoraggio e psichico mi sembrava troppo forte come mossa, mentre confusione è troppo debole. E quindi ho deciso di dargli una mossa più per coverage. Poi abbiamo Sneasel, livello 35, con le mosse Gelo Pugno, Finta, Colpo Basso e Bruciapelo. Un set molto forte, e gli ho dato la Muscle Banda per potenziare il suo attacco fisico. E infine abbiamo l'asso di Alfredo Piloswine, che parte da una Bacca Cedro e delle mosse, secondo me, non buonissime perché offrono poca coverage, e quindi l'ho stravolto. Innanzitutto gli ho dato anche qua la Bacca Cao, perché tra tutte le bacche che evitano le super efficaci, questa era la migliore da dare a lui. E come mosse gli ho dato Frana, Grandine, Geloscheggia e Terremoto e l'ho portato dal livello 34 al livello 37. E quindi questo è il nuovo team di Alfredo. È un team sicuramente più dignitoso che secondo me può creare dei problemi per via della grande coverage che hanno i Pokémon e delle strategie che ci stanno dietro. Concludiamo il giro delle palestre con la capopalestra di Ebanopoli, Sandra, che ha un team costituito da un Gyarados, due Dragonair e un Kingdra. Qua perdono la scelta di inserire solo un Pokémon di Johto e gli altri di Kanto, perché effettivamente di draghi non ce ne sono, a parte Kingdra e i Dragonair che diventano Dragonite, e quindi ci si arrangia con quello che si ha. Ma ho comunque sostituito un Dragonair per inserire un Pokémon che secondo me è molto legato a Sandra.
ovvero Lapras. Essendo che questo è un team con molti Pokémon di tipo acqua, ed essendo che Lapras rappresenta un mostro marino, quindi tendenzialmente un po' la figura da tipo drago ce l'ha, ho voluto inserirlo. Tra l'altro Lapras è un Pokémon che Sandra utilizza nel gioco Pokémon Stadium 2, quindi ha senso che ce l'abbia. Devo dire che Sandra è uscita un po' molto forte, adesso lo vedremo. Partiamo da Gyarados, che ha un moveset che fa schifo come quello di Lens e di Blue nella Lega Pokémon di Rosso Fuoco e Verde Foglia, e l'ho cambiato completamente. Innanzitutto l'ho portato da livello 38 a livello 41, e gli ho dato le mosse Cascata, Gelo Denti, Pioggia Danza e Terremoto. Questo team è molto legato alla mossa Pioggia Danza. Poi andiamo con il primo Dragonair, che parte da un buon moveset, infatti ho tolto solo Schianto per dargli Pioggia Danza, e anche Dragonair l'ho portato a livello 41. Poi abbiamo la new entry, Lapras, livello 41, abilità Sorbacqua, molto utile per assorbire le mosse acqua nemiche, e le mosse Surf, Pioggia Danza, Tuono, che non può bissare sotto pioggia, e Gelo Raggio. Tra l'altro a Lapras gli ho dato la roccia umida, cos'è che fa? Il Pokémon che setta la pioggia e ha questo strumento farà durare la pioggia ben 8 turni, che sono veramente tanti. E infine abbiamo il suo asso, Kingdra, che parte dal livello 41, abilità Cecchino, come oggetto sempre la Bacca Cedro e delle mosse comunque buone, però gli ho dovuto togliere Muro di Fumo e Iperraggio per dargli Pioggia Danza e Surf. E un'altra cosa che ho fatto è cambiare l'abilità Cecchino con Nuoto Velox. Cosa fa Nuoto Velox? Fa raddoppiare la velocità di Kingdra quando c'è la pioggia. Quindi in combinazione con Pioggia Danza, Kingdra non solo sparerà mosse acqua più potenti, ma sarà anche molto veloce e quindi ancora più pericoloso. E in aggiunta gli ho dato la Gran Lente al posto della Bacca Cedro. Cosa fa la Gran Lente? Va a aumentare del 10% la precisione delle mosse, quindi anche Idropompa diventerà molto più precisa e pericolosa. E quindi questo è il nuovo team di Sandra, questo sì che è un team forte, che potrebbe addirittura battere il giocatore, perché è un team con una buona tattica e dei Pokémon molto forti, e inoltre dispone di mosse molto utili e potenti. E questi quindi erano i team di Capo Palestra di Johto, ma migliorati. Spero che le squadre vi siano piaciute e che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale per supportarlo. Vi ricordo che se avete dei consigli per migliorare queste squadre potete farlo nei commenti. Da Musoki è tutto e non ci sentiamo con un nuovo video su questo canale. Ciao a tutti!